Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e vi do il benvenuto al nostro consueto appuntamento con le review. Oggi vi porto niente poco di meno che Hulk nella sua versione TIF, qualcosa di veramente spaventoso, una carta assurda. Basta vedere le statistiche, 32 gol in 10 partite, credo che tutto ciò già si commenti da solo. Veramente, veramente forte e soprattutto divertentissimo da usare. Ma andiamo subito ad analizzare nello specifico le statistiche per capire come mai è così forte e devastante. Iniziamo subito dalla velocità, 88 sulla carta che diventa 86 accelerazione e 88 velocità scatto. Qui niente da dire, finalmente ha una velocità degna di un'ala, perché l'85 ad esempio della carta NIF per un esterno è qualcosa che non riesco proprio a digerire. Invece così già ci siamo. Dribbling 88 sulla carta che diventa un 77 agilità, nella media niente di eccezionale. 63 equilibrio, qui un po' bassino ma che viene fortemente compensato dalla forza fisica. 89 riflessi, 90 controllo palla e 90 dribbling. Se già voi vi divertivate a dribblare con la versione normale o IF o SIF di Hulk, con questa è tutta un'altra cosa, veramente veramente fortissimo. Passando avanti troviamo la caratteristica che sicuramente preferisco di questo giocatore, ovvero il tiro. 90 sulla carta che diventa 85 posizionamento, 87 finalizzazione, queste due statistiche praticamente da punta, non da ala, ma proprio da punta vera. 97, ripeto, 97, 9, 7 di forza tiro. 93 di tiri dalla distanza, anche qui, boh, assurdo. 75 tiri al volo e 82 per quanto riguarda i calci di rigore. Con queste statistiche io ve lo dico, basta essere posizionati bene e far partire il sinistro e tirate giù la porta e pure qualche tifoso dietro che non c'entra nulla. Per quanto riguarda le statistiche di difesa, credo sia abbastanza inutile parlarne, perché l'unica che potrebbe interessarci è la precisione testa ed ha un discreto 72. Andiamo direttamente ai passaggi. 88 sulla carta che diventa 86 visione, 86 cross, bel valore. 91 precisione punizioni del tipo se vi scazzate di tirare di potenza così per noia tirate a giro e la mette dentro comunque. 90 passaggi corti, 84 passaggi lunghi, 86 effetto. Stessa cosa di prima, non volete tirare di potenza, tirate a giro e la palla entra comunque senza nessun tipo di problema. Veramente una cosa assurda. Proseguendo con la nostra analisi arriviamo al fisico. Un bello 89 sulla carta che bello non è ma è bellissimo, che diventa un discreto 74 elevazione ma qui non ci interessa più di tanto essendo un'ala. 86 resistenza, valore veramente buono perché fino all'80esimo lo vedrete tranquillamente sfrecciare e lanciare giocatori in aria spingendoli senza una goccia di sudore. 93 forza fisica, ripeto 9-3. Per un'ala è un valore che a parte lui non credo esista, né su FIFA né nella realtà, perché boh, non è che si fa spostare dai giocatori, è lui che sposta giocatori, palle e se serve pure il cambo. E per finire l'86 aggressività che in fase di pressing aiuta veramente tanto. Troviamo poi le 3 stelle piede debole, un valore abbastanza bruttino, infatti consiglio di usare il destro solo per camminare praticamente, neanche, non la passate neanche col destro, ignoratelo. E le 4 stelle skill che quelle aiutano sempre. Prima di andare a riepilogare pro e contro, vi do qualche piccolo consiglio per utilizzarlo al meglio. Innanzitutto usatelo come ATD. Questo mostro più sta vicino alla porta e meglio è. Secondo, per quanto riguarda il tiro, cercate sempre di accentrarvi il più possibile, in modo da avere più spazio e più possibilità di tiro, perché essendo un mancino che gioca a destra, dovete accentrarvi quasi obbligatoriamente. E per finire usate tanto il dribbling esperto. Usatelo, usatelo e usatelo ancora, perché con lui perdere palla usando il dribbling esperto è praticamente impossibile. Dovete mettervi proprio voi a cercare di perdere palla, se no ciao. Riepilogando il tutto andiamo ai pro e ai contro. Tra i pro ovviamente ho messo velocità, tiro, fisico e le punizioni. Tra i contro non ho messo nulla, perché non sono riuscito a trovare nessun difetto in questo giocatore. Se proprio vogliamo dirne uno a livello di statistica sarebbe colpo di testa, ma come ho detto prima è un'ala e quindi non ci interessa più di tanto. Come voto finale io ho dato 9,5 e non 10, non perché non mi sia piaciuto o abbia qualche difettuccio, ma semplicemente perché aspetto la versione TOTS per dargli il 10 definitivo e la sua consacrazione a mostro di FIFA. Con questo il video finisce qui.
Vi consiglio vivamente di comprarlo, anche il prezzo non è molto eccessivo, si parla di 180.000 crediti circa, che per questo giocatore sono più che giusti. E nulla, un saluto, spero che il video vi sia piaciuto, alla prossima, ciao ciao!